Bene amici di androidblog.it, finalmente dopo tantissimi mesi di attesa, finalmente è giunto in Italia il Sony Xperia Z2, disponibile da pochissimi giorni sul mercato e finalmente è già arrivato anche nelle nostre mani. Andiamo subito a vedere quindi cosa contiene la confezione e andiamo a fare subito una brevissima e velocissima panoramica di questo interessantissimo smartphone. A voi il video! Eccola quindi la confezione del Sony Xperia Z2, lo smartphone top di gamma presentato da Sony alcuni mesi fa sul mercato, ma lanciato effettivamente soltanto da pochissimi giorni. In Italia ancora è molto difficile acquistarlo nei negozi fisici, ma diciamo è disponibile su alcuni store virtuali che hanno già dato la disponibilità. Andiamo subito quindi ad aprire la confezione. Confezione che come vedete contiene in primo piano ovviamente lo smartphone e nella parte inferiore della confezione troviamo il caricatore USB di forma rettangolare con ovviamente l'ingresso USB. Ingresso USB che poi è da sfruttare con il cavo USB, micro USB che è presente anche all'interno della confezione, come ovvio che sia. Un paio di cuffie auricolari che sono diciamo fiore all'occhiello di questo dispositivo, di questa dotazione hardware, che si presenta appunto con un paio di cuffie auricolari dotate anche della rimozione dei rumori esterni. Del solo valore, soltanto questo paio di cuffie costa circa 100 euro. All'interno della confezione continuiamo a trovare anche i gommini per i vari padiglioni auricolari e poi troviamo la solita manualistica utente, quindi con la guida all'uso di queste particolari cuffie che Sony ha integrato sul suo dispositivo, le informazioni del SAR, quindi per tutte le radiazioni che emette lo smartphone e poi i manuali d'utilizzo di questo smartphone. Andiamo subito a mettere da parte la confezione, intanto vi faccio vedere un po' il dispositivo. Dispositivo che adesso andiamo ad accendere è forse il top di gamma più atteso di questo 2014, soprattutto per la dotazione hardware. Dotazione hardware che prevede l'utilizzo di un processore Snapdragon 801 con frequenze pari a 2,3 GHz, ben 3 GB di RAM che al momento sono stati adottati fra i top di gamma solamente dal Galaxy Note 3, che quindi non, pur non essendo del 2014, si presenta con quindi 3 GB di RAM. 3 GB di RAM che poi sono affiancati ai 16 GB di memoria interna che è possibile espandere tramite lo slot micro SD che troviamo qui nella parte laterale destra, che è appunto protetta dallo sportellino apposito che quindi ci sta a testimoniare la certificazione IP58 di questo dispositivo. IP58 che quindi ci sta a testimoniare la resistenza del Sony Xperia Z2 alla polvere e alle immersioni in acqua fino ad 1 metro di altezza. Per parlare ancora di design, della parte laterale troviamo il pulsante di accensione e spegnimento, il bilanciere del volume è subito sotto il pulsante power e poi qui abbiamo il tasto fotocamera che ci permette appunto di scattare le foto. Nella parte bassa del dispositivo troviamo solamente questi tre forellini che sostanzialmente rivestono la funzione di altoparlante. Nel lato sinistro abbiamo poi quest'altro coperchio, se riusciamo ad aprirlo, che ci permette di utilizzare l'ingresso micro USB e diciamo, lo slot per la micro SIM, che è davvero difficile da estrarre solamente con la mano, che risulta davvero molto difficoltoso. Andiamo a richiudere lo sportellino, mentre poi nella parte superiore, per concludere, abbiamo l'ingresso da 3,5 mm per le cuffie e il secondo microfono per la riduzione di rumori. Nella parte poi posteriore abbiamo qui il logo ovviamente dell'NFC, il flash LED e la fotocamera da 20,7 megapixel, che è forse uno degli aspetti più interessanti di questo smartphone, che vi ricordo è in grado di riprendere video a risoluzione 4K. Parlando invece di display e dimensioni, abbiamo delle dimensioni pari a 146,8, 73,4 per 8,13 mm di spessore. E tutto va a mostrare un display da 5,2 pollici, ovviamente di tipo IPS, scusate, con risoluzione Full HD come giusto che sia, 1920x1080 pixel. Quindi la recensione di questo smartphone, che adesso vi abbiamo mostrato in modo davvero molto veloce in questo unboxing, arriverà nei prossimi giorni, quindi continuate a seguirci sul nostro canale, sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook. Per Android Blog, Nicola De Cillis.